Le sinistre ormai cercano qualsiasi scusa per attaccare il governo, sta di fatto che i dati economici soprattutto ci dimostrano come l'Italia sta correndo, è tornata a correre e quindi rimandiamo al mittente tutte le richieste della sinistra con la convinzione che Del Mastro è dalla parte della ragione e certamente il processo, se ci sarà, lo dimostrerà. Ecco, come si spiega che la procura ha archiviato e poi il giudice invece ha detto procediamo? Guardi, c'è un PM che dovrebbe essere l'accusa che invece farà la stessa parte della difesa e poi nel diritto del GUP di chiedere eventualmente un rinvio al giudizio, per cui noi ci atteniamo a quello che stabilisce la legge, rispettiamo il diritto del GUP, ma vorremmo che si rispettasse la nostra idea, cioè che Del Mastro non ha commesso Ah, alcun perché il reato. Presidente Foglio ha definito irrituale quanto è accaduto. Com'è? Il Presidente Foglio ha definito irrituale Sì, quanto è vabbè, accaduto. non accade molto spesso che il GUP non segua l'indicazione del PM, dico c'è un'accusa che di fatto dice il reato non esiste, solitamente si pensa si vada in questa direzione, ma è nel diritto del GUP, ma questo non significa che c'è una sentenza, nemmeno passata in giudicato, non c'è nemmeno una sentenza di primo grado, si parla ancora di un rinvio a giudizio, ognuno ha il diritto di fare quello che vuole, noi abbiamo il diritto di difenderci e di difendere la posizione di un nostro segretario, ancor più di un nostro ministro che stanno facendo un grande lavoro. È evidente che Fratelli d'Italia e il governo faccia come fronte attorno al sottosegretario, però c'è poi questa anomalia perché il sottosegretario alla giustizia, rinviato a giudizio, è comunque una cosa inedita. Io credo che nessuno è sopra le parti, nemmeno il sottosegretario alla giustizia. La giustizia fa il suo corso ed è giusto che sia così. È nel gioco, chiamiamolo, delle parti. C'è una giustizia che deve fare il suo corso, è un sottosegretario alla giustizia che sta facendo benissimo il suo lavoro insieme al ministro che si sottoporrà, come tutti i cittadini, a un giudizio. Poi noi siamo convinti che ne usciremo a testa alta ancora una volta, come del resto è sempre accaduto.